Benvenuti in un nuovo episodio del podcast Avventure su quattro ruote. Un'altra meta da non perdere è sicuramente Sanlúcar de Barrameda, anch'essa facente parte della provincia di Cadice, nella comunità autonoma dell'Andalusia. Cittadina famosa per la foce del fiume Guadalquivir e perché proprio da qui partì Magellano nel 1519 per fare il giro del mondo. L'unica superstite delle cinque navi che salparono, la Victoria, ritornò a Sanlúcar de Barrameda nel 1522, diventando così la prima nave ad aver circumnavigato il globo terrestre. Io sono Lucy, la tua guida in questa avventura, quindi allaccia le cinture, metti in moto il camper e vieni con me. Dove parcheggiare il tuo camper? Qui io e Max abbiamo trascorso 3 giorni in tranquillità e relax, sostando con il camper in un grandissimo spiazzo sterrato, praticamente in riva al mare e poco distante dal centro città. Lo trovi segnalato sull'applicazione Park4Night e ad oggi, marzo 2024, sembra che ci sia ancora la possibilità di sostare. Sul mio blog trovi le coordinate e controlla sempre le recensioni degli utenti. Sull'applicazione è segnalata anche il Camper Park Sanlúcar, un'area sosta, che ha anche ottime recensioni. Il centro storico. Sanlúcar de Barrameda si trova sulla foce del fiume Guadalquivir, di fronte al Parco Nazionale di Doñana. La città ha una ricca storia che risale all'epoca fenicia. Fu un importante porto commerciale durante l'era dell'oro spagnola. In circa 15 minuti a piedi arrivi nel centro storico. Quando siamo stati noi era dicembre 2019 e il paese era addobbato per le feste natalizie ed era una bellissima giornata di sole. Eravamo in maniche corte. Quel giorno la città, e in particolare Piazza del Cabildo, la piazza principale, era affollatissima in quanto c'era un evento, una corsa podistica. I locali erano pieni di persone e alcune vie erano chiuse proprio a causa di questa gara. Le strade sono strette e le casette, per la maggior parte bianche e con facciate molto belle e particolari, sono caratterizzate da richiami architettonici arabi. La manzanilla, sapore dell'Atlantico. Sanlúcar è famosa per una specialità vinicola unica al mondo, la manzanilla, che nasce proprio qui. Un vino bianco secco leggero e leggermente salato. È considerato uno dei vini più iconici e distintivi dell'Andalusia e viene spesso paragonato al più noto sherry. Ciò che rende la manzanilla così speciale è il suo processo di produzione unico e l'influenza delle condizioni ambientali della regione. Le cantine di Sanlúcar, situate vicino alla foce del fiume Guadalquivir e alla costa atlantica, offrono un ambiente unico in cui il vino può maturare. Le correnti marine fredde e umide provenienti dall'Atlantico, insieme alla costante presenza di un velo di lievito chiamato flor nelle botti di invecchiamento, contribuiscono a creare il caratteristico sapore fresco, salino e leggermente mandorlato della manzanilla. Sono presenti numerose cantine, in spagnolo bodegas, di produzione di questo vino.
Queste offrono tour e degustazioni, dove i visitatori possono imparare di più sulla produzione di questo vino unico e scoprire la storia e la passione che si celano dietro ogni bottiglia. Il Parco Nazionale di Doñana. Sulla sponda del fiume Guadalquivir, opposta rispetto alla cittadina, dislocato tra le province di Huelva, Siviglia e Cadice, si trova il Parco Nazionale di Doñana, patrimonio dell'UNESCO dal 1994. Una delle riserve naturali più spettacolari e importanti d'Europa, anch'esso aperto al pubblico attraverso visite guidate. Con una varietà di habitat unici e una ricca biodiversità, questo parco offre un'esperienza indimenticabile per gli amanti della natura e gli appassionati di birdwatching. La sua posizione geografica unica tra il fiume Guadalquivir e la costa atlantica crea un ecosistema diversificato che include foreste di pini, lagune, paludi, dune sabbiose e spiagge. Questi habitat ospitano una vasta gamma di specie animali, tra cui uccelli migratori, rapaci, cervi, cinghiali, volpi e molto altro ancora. Il parco è particolarmente famoso per essere uno dei siti principali di nidificazione e sosta per gli uccelli migratori in Europa. Durante le stagioni di migrazione, migliaia di uccelli si fermano qui per riposare e rifocillarsi prima di continuare il loro viaggio verso nord o verso sud. Tra le specie più iconiche del parco ci sono il falco di palude, il gruccione, il fenicottero rosa e l'aquila imperiale spagnola. Castillo de Santiago. Un altro importante punto di interesse del paese è il Castillo de Santiago. Un'imponente costruzione con delle possenti torri risalente al XV secolo e costruito per proteggere la città dalle incursioni nemiche e controllare il traffico marittimo. Ha giocato un ruolo cruciale nella storia di Sanlúcar e nel corso dei secoli è stato teatro di numerosi eventi storici e ha ospitato illustri personaggi, contribuendo a plasmare il destino della regione. È aperto al pubblico in determinati orari e il biglietto d'ingresso, al momento della nostra visita, costava 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fra i 4 e i 13 anni di età. Anche a Sanlúcar de Barrameda siamo stati benissimo. Parcheggio silenzioso e con vista mare, ottime temperature, spiaggia ampia per poter passeggiare o prendere il sole e i servizi a pochi passi a piedi. Sanlúcar è una cittadina autentica dal fascino senza tempo, tutta da scoprire e che promette avventure e ricordi che dureranno per sempre. Nel prossimo episodio il camper si dirige verso un'altra strepitosa città andalusa, la mia preferita. Quindi non perdere la prossima puntata! Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio virtuale. Spero che l'episodio abbia ispirato le tue prossime avventure in camper. Se ami leggere, trovi numerosi articoli dedicati ai posti che visito sul mio blog www.blondiewithayvan.com, dove trovi anche tantissime foto di questi luoghi e mappe dove sono indicati le aree e i posteggi per il tuo camper. Se hai apprezzato questo episodio, ti chiedo il favore di condividerlo e lasciare un commento. Ricorda, nel viaggio ogni strada diventa un racconto, ogni panorama un capitolo e ogni incontro un'emozione scritta con l'inchiostro indimenticabile dell'avventura.
Ci ascoltiamo nel prossimo episodio di Avventure su Quattro Ruote.